Alcuni sostengono che la pandemia non sarebbe altro che il grande reset, di cui si parla da tempo. Cioè una situazione creata apposta o indotta dai governi di mezzo mondo per plasmare il futuro della società e delle persone, rendendole più controllabili. Altri considerano la pandemia una grande pausa. Per me invece è un avvertimento della necessità di ricominciare a fare piani. Siamo sempre stati abituati alle situazioni di crisi, nei film o nella realtà, dove il tempo accelera, le cose vanno sempre più veloci. La pandemia ha obbligato le persone a fermarsi e a pensare a cosa stavano facendo. Qualcuno ha detto che prima che muoia il capitalismo, morirà il mondo. E invece i fatti ci hanno dimostrato che è possibile fermare l'economia mondiale in maniera progressiva, senza apparentemente troppi scossoni, senza crisi di panico. Siamo passati dalle serenate sui tetti alla PlayStation e dalla frenesia di vivere e di divertirsi a uno stato di torpore in cui ti chiedi sempre più spesso a cosa serve la vita. Sappiamo che l'incidenza della depressione è aumentata molto dall'esordio della pandemia. E infatti, tralasciando i casi patologici veri e propri, quello a cui stiamo assistendo può essere visto come una specie di stato depressivo diffuso o di impigrimento diffuso. La televisione ti ricorda che il paese è in ripresa, che le cose vanno non bene, benissimo, addirittura meglio di come andavano prima. Io sono un ottimista, anche se non può sembrare, ma guardandomi d'attorno non mi pare di vedere tutto questo gran fiorire di iniziative. Magari vedo solo il mio piccolo mondo limitato, la mia piccola bolla sociale. Ma la mia città, Firenze, la sera è semideserta. Turisti pochi, ristoranti quasi vuoti, molti hanno chiuso. Se il buongiorno si vede dal mattino, anzi dalla vita di sera, non mi sembra ci sia molto da festeggiare. Per questo alcuni la chiamano la grande pausa. Eppure ora la pandemia sta svanendo, almeno così sembra. Quindi ci sarebbero davvero le condizioni per una bella ripresa, che però non scalpita per arrivare. Come mai? Gli stati d'animo possono diventare abitudini. E questo vale anche per la depressione e per la pigrizia. La grande maggioranza delle persone ha superato la pandemia in senso fisico, o perché ne è guarita, o magari perché aiutata da un sistema immunitario più forte della media. Ma sul piano del comportamento, alla gente è passata la voglia di fare. Siamo passati dall'avere sempre qualcosa da fare all'avere sempre un'occasione per rimandare. Churchill diceva: non lasciare mai che una buona crisi vada sprecata. Che, se ricordi, è analogo a non lasciare mai che tutto questo dolore vada sprecato, quando parlammo di Hellraiser nel video sull'ormesi. Trovi il link in descrizione. Però sembra che ce ne siamo scordati. Sembra che la gente si sia resa conto che, se anche rallenta un po', non è poi così grave. Sì, i prezzi e le bollette aumentano, il lavoro diminuisce, ma forse non è così importante. Tanto c'è sempre la nonna che ti allunga la 20 o la 50. L'italiano, popolo di risparmiatori, ha sempre 2 lire in banca per i giorni di pioggia. Non sto parlando delle persone davvero creative e innovatrici, come gli imprenditori, perché loro avranno sempre una marcia in più rispetto alla massa, perché il loro mestiere consiste nel prosperare adattandosi. Più grande è il cambiamento, più profonda è la crisi, più sono alti i profitti che l'imprenditore intelligente può ottenere. Le grandi imprese di internet e quelle di vendita online hanno moltiplicato i loro guadagni. I supermercati hanno assunto decine di migliaia di lavoratori per far fronte ai cambiamenti. Quindi non sto parlando degli imprenditori, sto parlando di tutti gli altri, della maggioranza silenziosa di persone che vuole fare una vita tranquilla e che non ha il pallino di trasformare il mondo. Prima ti arrabattavi per arrivare alla fine del mese, ora ti sei reso conto che, in fondo, morire di fame non è così facile. Certo, dovrai rinunciare a qualcosa, alla macchina di grossa cilindrata, alle cene, al ristorante, alle spese di lusso, ma avrai sempre una rete di protezione sotto di te che ti para la caduta. Può essere la famiglia, il clan, lo Stato. Produci un po' meno? Non importa. Tanto ora puoi anche lavorare da casa con lo smart working, fra l'altro risparmiando sulle spese di trasporto e sul pranzare fuori. Come sarà il futuro? Come ci avrà cambiati tutto questo fra 5, 10 o 20 anni? Un'altra cosa di cui si parla da tempo è il cosiddetto UBI, cioè il reddito base universale, che è per certi versi simile al reddito di cittadinanza, come abbiamo adesso in Italia, però esteso a tutti. Alcuni futurologi sostengono che quando le macchine e l'intelligenza artificiale, quella vera, si occuperanno di fare tutti i lavori che oggi fanno gli esseri umani, a noi resterà ben poco da offrire. Già oggi lo vediamo accadere, poco alla volta.
non solo i robot nelle industrie, ma anche lavori di concetto, come il traduttore, ad esempio. I traduttori oggi guadagnano molto meno, perché la maggior parte del lavoro viene fatto in software e il traduttore umano si occupa solo delle rifiniture. Non lo dite ai medici, ma alcuni sistemi automatici sono già in grado di fare delle diagnosi molto precise per diverse malattie. Di questo passo addirittura i programmatori potrebbero perdere il lavoro. Se l'invenzione della calcolatrice ti ha evitato la fatica di imparare le tabelline, l'intelligenza artificiale ti potrebbe evitare la fatica di imparare a programmare. Perciò i sostenitori del reddito base universale preconizzano che il futuro sarà composto in maggioranza da persone che non lavorano, sostentate dallo Stato per i bisogni essenziali, con poca o nessuna privacy e ovviamente proprietari di nulla. La pandemia ci sta mostrando dei barlumi che questa, almeno per un certo periodo, potrebbe davvero essere una piega che il futuro potrebbe prendere. Se tu chiedi a me cosa ne penso, a me un futuro di questo tipo farebbe rabbrividire. Magari sono di parte, perché a me la pandemia ha fatto l'effetto opposto, semmai. Mi ha svegliato, mi ha tolto i grilli residui dalla testa, mi ha fatto capire ancora di più che occorre investire su se stessi, perché se sei autonomo avrai sempre con te, dentro di te, quello che ti serve per sopravvivere e andare avanti. Invece, la dipendenza eccessiva dai gruppi sociali o addirittura dallo Stato, per quanto possa essere rassicurante, ti lascia esposto al rischio di quando, un domani, quel gruppo, quella società o quello Stato ti tolgono quello di cui hai bisogno e a quel punto resti scoperto, perché non hai investito abbastanza su te stesso. Per me, quindi, la pandemia non è né un grande reset né una grande pausa, ma è soprattutto un avvertimento, un grande avvertimento, della necessità di uscire dal torpore e ricominciare a fare piani. Metti a buon uso tutta la corteccia frontale che la natura ti ha dato e ricomincia a fare dei piani, a investire su di te. Fai un inventario delle cose che ti piacciono o che ti sono sempre piaciute, di ciò in cui credi, di quello che ha valore per te. E poi cerca dei modi pratici per realizzarlo. Però non desistere troppo presto, perché per capire davvero dove porta una strada occorre percorrerla, almeno per un po'. Almeno finché non riesci a scorgere da lontano dove arriva.